Allora, come ho detto già a qualche vostro collega della televisione, penso che sono anche un po' sorpreso, anzi questo non l'ho detto, lo dico a voi, perché avevo visto la squadra negli ultimi 2 giorni con un pizzico meno di concentrazione. Ho cercato di riprenderli, spero che questo sia servito, ma soprattutto mi è servito a capire che i giocatori hanno un buon cervello, hanno una buona intelligenza, una buona attitudine, anche nelle difficoltà. Avevo paura di non fare una partita molto precisa in difesa, loro sono una squadra che attacca con il pick and roll in tutti i modi, e noi, ad esempio, non so, mi viene in mente la partita di Livorno, è la cosa che abbiamo subito di più. Oggi invece devo dire che, per quanto riguarda la prestazione difensiva, abbiamo rasentato la perfezione nel momento caldo della gara. Magari qualche errore all'inizio e qualche errore alla fine, però io penso che nel cuore della gara loro erano attestati su una cifra di punti abbastanza bassa. Quindi questo mi sembra l'aspetto migliore che dobbiamo sottolineare. Va bene? Poi dopo per correttezza, adesso io prima faccio parlare Marco, dopodiché se volete, cioè, se continuiamo con un'altra situazione. Buonasera a tutti, innanzitutto i complimenti a Imola che ha giocato un'ottima partita anche nelle due parti del campo, in attacco e in difesa. Per quanto riguarda la mia squadra, direi che abbiamo giocato una partita negativa, mi assumo tutte le responsabilità, non voglio scendere nell'analizzare prestazioni singole, momenti singoli, perché credo che un allenatore in un momento negativo o dopo, meglio, mi correggo, dopo una prestazione negativa deve mettersi davanti alla squadra e cercare di risolvere i problemi e non essere lì a indicare quello che è andato bene o è andato male, soprattutto a livello di prestazioni singole. Dobbiamo solo lavorare, dobbiamo essere umili, non possiamo fare una partita di grande intensità come quella di giovedì contro Pistoia e poi arrivare qui e essere all'inizio, anche quando il punteggio era equilibrato, sempre psicologicamente essere messi sotto, sempre di rincorsa psicologica. Questo non possiamo assolutamente farlo. Ripeto, mi assumo tutte le responsabilità, mi metto davanti alla squadra e direi che la cosa giusta è dire meno parole possibile, perché tanto le parole soltanto servirebbero a fare del fumo, non servono a niente. Chiudiamoci in palestra, chiudiamoci ognuno nella propria testa e cerchiamo di avere quella continuità che non abbiamo nella partita, non abbiamo da partita in partita.